Abbiamo organizzato questo raduno anche negli anni passati, quest'anno senza le restrizioni del Covid. Partiamo dalla centrale via Matteotti per poi visitare il Battistero di San Giovanni in Fonte, dove ci sarà la visita appunto al Battistero, poi un piccolo rinfresco per poi andare al ristorante Gustore di Montesano Scalo. Le difficoltà quest'anno, diciamo, non avendo il problema del Covid, sono state minori, però comunque organizzare una manifestazione di questa impiega comunque del tempo e dei sacrifici. Quest'anno sono arrivate macchine, ce n'è una alle mie spalle che è un taxi inglese e ci stanno macchine d'epoca, c'è una Balilla, penso che sia degli anni 50. Sì, stanno bellissime macchine, anzi colgo l'occasione per ringraziare tutti i partecipanti, sia del Vallo che della vicina Basilicata e della zona di Salerno, che sono arrivati qua da molto lontano per farci onore a questa manifestazione. Noi collaboriamo con altri club, ci scambiamo, diciamo, le visite ai vari raduni, per dire così. Nell'arco dell'anno all'incirca sono dai 10-12 raduni, per cui loro partecipano ai nostri e noi partecipiamo ai loro. Colgo l'occasione per ringraziare tutti gli sponsor che ci danno ogni anno una mano per fare in modo che questa manifestazione venga fatta nel migliore dei modi. Noi, oltre all'iscrizione di 5 euro, offriamo la colazione, diamo un gadget ogni anno diverso, qualcosa di utile per le macchine. Niente, poi c'è la visita, ve l'ho detto, al Battistero, il rinfresco, per cui sono cose che si possono fare grazie all'aiuto degli sponsor, che poi sono comunque degli amici. Per cui colgo l'occasione per ringraziare. 9 anni fa circa eravamo un gruppo di amici che possedevamo queste macchine d'epoca e abbiamo pensato di creare un club, così in modo da far affluire anche chi non ha questa passione o chi magari solo per divertimento, per una giornata, vuol partecipare così, diciamo, a una giornata di festa. Questa giornata ci è costato dei sacrifici, perché per organizzare una cosa del genere, come ben sapete, non è facile, però ci siamo riusciti. Abbiamo abbinato ovviamente la cultura anche, perché visiteremo un battistero che San Giovanni in Fonte, che pare che addirittura una fonte dell'UNESCO, e praticamente abbiniamo la cultura alla passione.